In persecuzione extrema, Sancte Romane Ecclesia. Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, siederà Pietro il Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni. Quibus transactis. Passate queste, la città dei sette colli crollerà, e il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Amen. Anno del Signore 1148. Secondo la leggenda, San Malachia riceve la visione di tutti i papi che siederanno sul soglio di Pietro fino alla fine della Chiesa. I manoscritti vengono però raccolti e pubblicati ufficialmente per la prima volta solo nel 1595 dal monaco benedettino Arnold Vion nella Profezia De Summis Pontificibus. Si tratta di un elenco di 112 papi e a ognuno è associata una frase da decifrare. La lista inizia con Celestino II e, facendo i conti, sembrerebbe finire proprio con Benedetto XVI, l'attuale pontefice. È possibile che una profezia scritta possa aver identificato con secoli di anticipo anche i pontefici che abbiamo conosciuto? Il 107° papa predetto da Malachia è identificato dalla frase «Pastor et nauta», pastore e marinaio. Angelo Roncalli era effettivamente uomo di umili origini, pastor, e fu patriarca di Venezia. Il 108° è profetizzato come flos florum, cioè fiore dei fiori. Il giglio è da sempre chiamato il fiore dei fiori e nello stemma di Giovan Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, appaiono proprio tre gigli. Nel 1978 sale al soglio di Pietro Albino Luciani, che prende il nome di Giovanni Paolo I. Il suo pontificato dura però solo 33 giorni e per lui Malachia aveva predetto «De medietate lune», che alcuni interpretano come «il tempo di una luna», proprio la durata del suo papato. I successivi 27 anni sono invece quelli di Giovanni Paolo II, che nella profezia veniva annunciato come De labore solis, che può essere tradotto come della fatica del sole. C'è chi interpreta la profezia pensando che Karol Wojtyła è il papa che ha visitato più paesi in assoluto, portando la Chiesa ad avere un dominio su cui non tramonta mai il sole. Infine, per l'ultimo papa predetto dai motti di Malachia, si ha la frase «Gloria olive», ma la possibile interpretazione riguardo al pontefice, Benedetto XVI, è ancora prematura. Molti pensano però a un legame con l'ulivo, simbolo di pace. Benedetto XVI è quindi l'ultimo papa a cui la profezia probabilmente dedica una riga, ma c'è dell'altro, una frase che abbiamo ascoltato all'inizio di questo nostro viaggio. Riascoltiamola insieme. In persecuzione extrema, Sancte Romane Ecclesia. Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, qui pasce tove si siederà Pietro il Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni. Quibus transactis. Passate queste, la città dei sette colli crollerà,
et iudex tremendus judicatus. E il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Amen.